Quando ho finito di montare la videocamera con la custodia subacquea, ero pronto per iniziare le mie riprese in mare. Tutto questo a partire dall'estate del 2002 fino al 2004. In quel periodo la mia esperienza si è cresciuta di molto. Di tutte le cassette mini DV che ho raccolto, il filmato che più mi ha emozionato è stato quello della cattura di una corvina di 2 kg. Presa fuori dalla diga del porto di Genova. Guardate il video. Un altro video che mi ha reso molto felice è stato quando sono riuscito a filmare anche me stesso. Vedere la mia immersione, i miei movimenti. Che emozione! Nelle riprese non sono stato aiutato da nessuno. Mi ricordo benissimo che era l'inverno del 2002. A largo il fondale era composto da grotto, ad una profondità di 12-13 metri. Ho trovato 2 tane. In ciascuna vi era un gronco. Così ho pensato di mettere la telecamera in modo da riprendere la cattura. Ma come? Ho provato a mettere la scafandra davanti alla tana, ma questa non rimaneva sul fondo, perché galleggiava. Allora ho provato a metterci alcune pietre sopra. Dopo 30 minuti sono riuscito nell'impresa. Ho finalmente potuto riprendere l'immersione. Nel rivedere il tutto, i miei movimenti e la cattura, mi sono emozionato. Guardate il video.